Ciao, ed eccomi qua con un'altra recensione premio dovuta all'entusiasmo. Allora, in poche parole, non voglio fare un solfettone, è un locale di Genova che va bene non solo per i turisti, ma anche per i genovesi. Sto parlando della Osteria degli Artisti a Genova Boccadasse, veramente un gran bel locale, titolare il signor Pastorino Virgilio. Un grande esperto di ristorazione, avendo già avuto altri locali in passato molto, molto di prestigio in città, ha poi rilevato questo bellissimo ristorante. Infatti, vedete un po' di foto, vi metterò i link con indirizzi, numeri di telefono e tutto. Ma veniamo al succo di questa recensione, che non è uno spot, ma come al solito è una buona recensione. Capitai per caso, essendo Virgilio il titolare, un amico di mio fratello, e andai una volta per caso a mangiare da lui. Mio fratello mi diceva sempre: guarda, si mangia benissimo, la qualità è eccezionale, il rapporto a prezzi è proporzionato. Quindi approdai in questo ristorante e rimasi stupito per la deliziosa qualità dei cibi, cioè anche per l'enorme professionalità, sensibilità e empatia che il signor Virgilio riesce a creare con i clienti. Sicuramente un retaggio dell'importante lavoro precedente che faceva prima di fare il ristoratore e poi un retaggio innato in una persona colta, sensibile, attenta, spiritosa ma mai invadente, una persona davvero piacevole. Mi ha colpito davvero in modo piacevole il signor Virgilio. E quindi vi dico, la qualità dei primi fu veramente una cosa fantastica, cioè delicatezza nei sughi, ne assaggiai due la prima volta. E quindi piacere, un piacere vero, proprio un piacere sensoriale immenso. Non vi sto a elencare la quantità enorme di carni che fa il ristorante, che fa lo chef, che il signor Pastorino è anche chef. Poi diciamo, allevato da ragazzi, dei giovani chef che lavorano per lui, uno in particolare. E quindi la scuola è quella, dai, l'arte è quella. E poi un'altra cosa che mi colpì, la qualità del pesce, veramente delizioso. Ma io ricordo ancora la seconda o la terza volta che andai all'Osteria degli Artisti, un fritto misto veramente delizioso per la sua freschezza, veramente da acquolina in bocca, cioè per la qualità sicuramente degli oli e la maestria nel saper friggere, no? Quindi proprio, fra l'altro anche leggerissimo, una cosa spettacolare. Ottima la carta dei vini, ce n'è per tutti i gusti e per tutte le tasche. Fra l'altro l'Osteria degli Artisti fa anche apericena, diciamo nel bistrò, si può gustare aperitivi leggeri, tra l'altro salva patente, come definisce Virgilio, e aperitivi analcolici, ma però, attenzione, ma però non si dovrebbe dire, vabbè, però aperitivi analcolici veramente gradevoli al gusto, quindi non perdete nulla, non perdete nulla. Se poi invece potete fermarvi e poi potete farvi una bellissima passeggiata in Corso d'Italia, vada pure per un buon aperitivo. Ultima cosa, una cosa importantissima alla storia degli artisti è la pizza. Allora, parecchi tipi di, diciamo, di impasto per ogni esigenza, sia salutista, di gusto, digestivo, come volete, cioè proprio una marea di tipi di impasto. È veramente un grande esperto anche nell'aver creato questi impasti veramente deliziosi e leggeri. Oltre poi chiaramente alle pizze tradizionali, classiche, che sono veramente deliziose, deliziose davvero. Quindi, Osteria degli Artisti, Virgilio Pastorino vi aspetta, gentilezza, cortesia, senso dell'umorismo molto calibrato, molto, molto intelligente, un ambiente davvero piacevole. Avete visto un po' di foto del locale, veramente una serata piacevole. Ribadisco, chiaramente la qualità, alta non può essere regalata. Però esiste sempre un compromesso anche nel rapporto qualità e prezzo, perché è un uomo talmente intelligente che riesce a mediare parecchie cose, accontentando davvero tutti. Quindi
Quindi ve lo consiglio davvero, un locale fantastico, e rimasi contento portando gente non genovese, amici di famiglia, che rimasero a loro volta contenti, quindi grazie all'arte del signor Virgilio, e grazie, probabilmente anche per questo si chiama Osteria degli Artisti, per la sua maestria d'arte, non certo perché ci vado io anche come artista, sarei un po' lievemente vanitoso. Namaste, andateci, ne vale davvero la pena. Ciao, ciao, ciao.